Eccolo, ciao Marvin. Come Ciao, ciao. stai? Tutto a posto, grazie, tutto bene. Ottimo. Ti sei appena svegliato? Sei già sveglio da un po'? Che lì sono le 10:30 del No, in mattino. realtà sono già sveglio da un po' perché, anzi, dovevo andare a fare un massaggio e si è sbagliato a dire che dovevo, cioè, si è sbagliato e mi ha tirato il pacco in realtà, però dai. Ok, la domenica riposo assoluto, giusto? Sì, dai, abbastanza, sì. No, ogni Ottimo. tanto mi alleno anche di domenica, ogni tanto magari qualcosa leggero lo faccio, però sì, di solito sì. Sotto me ci diciamo che è ovviamente fondamentale anche il recupero. Proprio in questo proposito, volevo chiederti come procede il camp con l'annesso calo del peso, dato che siamo quasi agli sgoccioli, tra 2 settimane c'è il match contro Paolo Costa. Bene, tutto bene, tutto procede bene, il peso comunque, insomma. Tutto a posto, cioè, per il momento in cui sono è giusto, insomma. No, sono contento anche di come sta andando di come è andato il camp. Adesso appunto siamo un po' agli ultimi ritocchi, però insomma, no, no, bene, dai, tutto bene. Ottimo, e lo sparring l'hai già sospeso oppure diciamo avrai ancora qualche sessione di sparring per poi sospenderlo più avanti? No, ne faccio ancora un po', farò forse una sessione o forse una sessione e un'altra un po' più leggera, probabilmente. Ottimo, tu sei favorevole diciamo a uno sparring duro oppure maggiormente tecnico in generale? No, lo sparring quando si fa bisogna farlo duro, secondo me. Cioè, poi ognuno fa quello che vuole, però appunto io lo sparo e quando lo faccio intenso, insomma, che sia il più, cioè che possa simulare il più possibile il match, insomma. Certo. Senti Marvin, vorrei iniziare diciamo riavvolgendo il nastro e tornando a qualche mese fa, quando hai affrontato Israel Adesanya, ovviamente con in palio il titolo del mondo UFC. È passato un po' di tempo da quel match. A mente lucida, come lo analizzi oggi e cosa pensi che non abbia funzionato? Ma mente lucida, alla fine sono le stesse cose che avevo pensato 2 giorni dopo al match, cioè non è che. Però no, ho peccato un pochino di furbizia nei suoi confronti perché lui insomma, è stato bravo ad essere furbo, perché è riuscito, diciamo, a dar l'idea di essere in controllo quando in realtà non lo era. E poi è stato bravo nel trovare una pecca, diciamo, nel mio game e di continuare a martellare su quella pecca lì, che diciamo è stato il low kick principalmente. E niente, fare di sto low kick, cioè dall'idea che sto low kick che avessi fatto il match, capito? Certo. E quindi niente, io invece appunto sono salito un po' troppo col paraocchi, troppo forse concentrato, il che va bene essere concentrati, però ero forse troppo concentrato su di lui e sul match, diciamo, mentre magari avessi avuto un po' come un terzo occhio che vedeva un po' la situazione in generale, mi sarei accorto di alcune cose. E poi ci sono stati un po' di errori tecnici, un paio di errori in cui non ho sfruttato delle occasioni che mi ha dato, insomma, neanche tanto il fatto, quella più palese, diciamo, dove gli ho preso la Al terzo schiena. round. Sì, ma più che altro anche quando magari il quarto o il quinto round delle volte si è fermato, diciamo, sulla gabbia e praticamente si era chiuso in double guard normale, cosa che non fa mai. Dopo, in, cioè,
data la mia pressione continua dal quarto al quinto anno, ha cominciato a chiudersi così. Io poi sono andato alle gambe, invece la poteva essere un'occasione mia per lasciare andare dei colpi di striking pesanti, insomma. E niente, insomma, queste cose qua di base, quindi un paio di errori tecnici, un paio di errori a Qui livello. nei commenti ti chiedono proprio in riferimento a quel tentativo di sottomissione quando hai preso la schiena da Adesanya nel terzo round, come mai non sei riuscito a chiudere la morsa? Forse hai affrettato un po' troppo le tempistiche della tecnica. Sì, perché diciamo che cioè, da quando gli ho preso la schiena sembrava tutto, cioè anche quando gli stavo per entrare con la mano sotto il collo, sembrava tutto che entrasse come se fosse burro praticamente. E quindi mi sono lasciato un po' prendere mi sono stato un po' avaro, diciamo, cioè volevo chiuderlo. Troppo in fretta e appunto ho lasciato indietro il controllo della schiena, che è la cosa più importante. Infatti quello è stato un errore tecnico, perché insomma c'è sempre da assicurarsi prima la posizione che la sottomissione, e invece ho fatto l'errore di cercare, diciamo, di chiuderlo tralasciando il controllo. Ma E mentalmente quella dinamica quanto ha impattato poi sulla tua performance, secondo te? Cioè, nel momento in cui poi lui ti è sfuggito, tu hai accusato il colpo, oppure non è cambiato molto? no, cioè, anche lui dopo il match ha detto sta cazzata che ha detto, ho visto la sua, cioè, una minchiata assurda, che poi sono andato avanti tranquillamente gli altri 2 round avanti. Ma tanto si è girato, non avevo nessun tipo di problema, sapevo che non avrebbe fatto niente, anche se ero appunto in guardia, e sapevo che se ne sarebbe andato a breve, che comunque non avrebbe voluto, diciamo, come se, cioè, che non avrebbe voluto restare in quella posizione là. E infatti così è stato, ho provato a tirare 2 pugni, non sono neanche andati a segno, poi se n'è andato e basta. Invece quei leg kick sferrati da Adesanya che menzionavi prima, tu quanto li hai sentiti davvero poi? No, non è che non li ho sentiti, li ho sentiti, ma non mi hanno mai compromesso, non mi hanno mai compromesso il movimento, oppure non, cioè, non è che sono mai Ok. stati Non sono stati compromettenti da dire che ha decisivi, cambiato il diciamo. match, anzi, anche lo sweep, quello là, cioè, è stato più uno sweep, che non è che non mi regge più la gamba, mi ha tirato molto basso, avevo il peso un po' sulla gamba davanti e sono finito per terra, ma mi sono rialzato subito. Non è che, voglio dire, era uno sweep come poteva, cioè era una di quelle situazioni come poteva essere Uriah Faber contro Aldo al tempo di quando ha combattuto, diciamo, era molto diversa. Infatti, cioè, il mio movimento non è mai stato compromesso in tutti i 5 round. Qui in chat poi ti chiedono come mai invece tu non usi più i calci, più nel Li senso userò più di più adesso, frequentemente. ma sono sempre stato più un boxer che un kicker, diciamo, e li ho un po' tralasciati magari, però li userò, anche perché andavano a segno, anche quando li ho usati con Adesanya andavano a segno, insomma, quindi è giusto usarli. Chiarissimo, chiarissimo. Invece, diciamo, sempre dal punto di vista mentale, tutta la pressione che è derivata da questo incontro, sia per il fatto che era ovviamente il titolo, l'incontro per il titolo, ma anche probabilmente dal fatto che tu con Adesanya hai avuto una questione personale, hai tuttora una questione personale, non credi che possa aver avuto un impatto, magari consumato delle energie mentali che in altri incontri non hai consumato? Cioè, non pensi che questa dinamica possa aver influito poi anche su quello di cui accennavi prima, magari sulla tua lucidità all'interno dell'ottagono. Ma no, perché alla fine comunque la performance è la performance, e so di lasciarmi tutto alle spalle, diciamo, nel momento in cui entro in gabbia. Però sì, oddio, magari cioè, ho avuto un approccio un po' troppo nervoso, mentre potevo averlo più rilassato. Però, ma sì, oddio,
cioè, su quelle cose che col senno di poi c'è un qualsiasi comportamento visto da prospettive diverse può essere cioè, avresti, sarebbe potuto andare in 10.000 modi diversi, certo. E poi dici sì, è vero, magari si era un po' più tranquillo, però da lì a dire che ha fatto differenza sul risultato del match, non penso. No, cioè quello che magari ha fatto un po', quello che ha fatto la differenza può essere stato il fatto che cioè andando dentro dei dubbi su alcune cose che poi alla fine non si sono per niente rivelati veri, invece su altri dove pensavo di essere molto più sicuro ho avuto un pochino più problemi, ecco. Chiarissimo. Ad oggi pensi di aver capito come in un ipotetico terzo match potresti battere Adesanya? Assolutamente sì, ma io penso che lui è stato molto. Perché dico che è stato furbo? Perché cioè, se io avessi ricombattuto 2 settimane dopo, con l'esperienza del match che ho appena fatto, secondo me l'avrei vinto. E sarei stato. Cioè, io sono sicuro di essere più forte di lui. Però lui è stato più furbo e quindi ha vinto. Sicuramente non ha vinto come in modo schiacciante come l'hanno descritto. Però diciamo che essendo il campione gli si può dare la vittoria, diciamo. Però assolutamente sì. Cioè, sono sicuro che lo batterò quando avrò di nuovo l'occasione. Ti chiedono perché spesso sotto match ti tagli i capelli e ti rasi a zero, magari per entrare in una sorta di modalità da Ho incontro. fatto un paio di volte, ci sta e l'ho fatto anche l'ultima volta qua e basta. E poi ti chiedono se hai intenzione magari di incrementare, lavorare sul tuo KO power. Assolutamente sì, ci ho lavorato parecchio, questo match qua lo vedranno. Ottimo, ottimo. E proprio diciamo arrivando al match del 23 ottobre contro Paolo Costa, tecnicamente come giudichi il tuo avversario e cosa ti aspetti da questo incontro? E di cosa, scusa, di nuovo? Tecnicamente cosa ti aspetti dal tuo avversario e come lo giudichi e cosa ti aspetti quindi da questo incontro? Ma mi aspetto che esca bello, diciamo, bello pronto, cioè, si aspetti che insomma riesca a mettermi in pressione e di scambiare, insomma, e infatti sarà proprio così, cioè, nel senso, penso che entrambi daremo il match che vogliamo, cioè l'uno darà il match che vuole all'altro e viceversa. E insomma, però secondo me non si rende conto di quanto sia meglio di lui nello striking, diciamo. Ottimo, e prevedi quindi, immagino, che possa finire prima del limite invece che andare Farò punto. di tutto, farò di tutto per finire prima del limite. Stavolta qua veramente farò di tutto. Ottimo, e che sentimenti provi nei confronti di Costa? Diciamo, mentre con Adesanya abbiamo detto che è una questione personale, con Costa vi siete stuzzicati più volte, cosa provi nei suoi confronti? Non lo conosco personalmente. Come si fa a togliere i commenti qua? Come si fa a togliere? I commenti qua magari si fanno per cavarli sì, che mi dà fastidio. non so, io sai, Vabbè, dai. Ma no, si è detto un paio di cazzate, non è che lo capisco più di tanto. Secondo me è uno che cioè quando sale sul ring è cazzuto anche. Però fuori dal ring è un po', non lo so, cioè, uno di quelli che non è super costante, secondo me, come atleta. Però non è che ci ho messo troppo focus, diciamo, su quello che
su cosa penso di lui. Certo, certo. È lì ed è quello che ha da offrire a livello di ranking, eccetera, e quindi devo distruggerlo. Allora, ti suggeriscono di cliccare sullo schermo se vuoi nascondere i commenti, dovrebbe funzionare. E invece, diciamo, proiettandoci oltre questo incontro, mettiamo a caso che, appunto, come speriamo tutti e come in realtà si è dato anche per favorito in questo incontro, dovessi vincerlo. Tu ti aspetti un altro match e poi nuovamente la title shot? Diciamo, quali dinamiche ti aspetteresti? Vediamo, non ci sto pensando adesso, tanto appunto il mio obiettivo è quello di battere tutti i più forti nella divisione, quindi voglio dire, se li batto prima o dopo il titolo, che mi fa più di tanta differenza, insomma. E quindi, non lo so, adesso sembrerebbe che combattano Whittaker e Adesanya, devono fare a febbraio forse, però non è comunque... cioè non è comunque sicuro, quindi vediamo, io farò il mio e poi dopo io si sa che mi trovo praticamente sempre pronto se mi dà un minimo di preavviso, e quindi vado avanti, faccio la mia strada e basta, insomma sono lì tra i primi e avanti. Ti chiedono come hai fatto a migliorare così tanto il cardio. Cardio, non è che diventare sempre più forti nel fighting in generale, capire se stessi, essere economici nel modo di combattere quando c'è da essere economici e spingere quando c'è da spingere. E, ovviamente allenarsi come dei matti, quello l'ho sempre fatto. E essere costanti con l'allenamento, anche ovviamente avere un buon preparatore atletico e basta, quello, cioè non è che ci sono segreti per il cardio. Tra l'altro lo dico a tutti, il match di Marvin sarà in un orario favorevole per l'Europa, per l'Italia, credo che la card sia intorno alle 22, il tuo match dovrebbe essere quindi dalle 23 in poi, insomma, una cosa del genere, quindi anche qui dall'Italia avremo l'opportunità di seguirti in orario super favorevole. Volevo chiederti invece, in occasione del match titolato, ti abbiamo visto accostato a un brand, diciamo, famosissimo, a dir poco, iconico, Dolce Gabbana. Come è nata quella collaborazione? Ma tramite amici a Milano, ci siamo conosciuti e poi dopo abbiamo cominciato a collaborare, niente di strano, insomma. Ok, invece settimana scorsa ero con Daniele Scardina, che in occasione del suo assalto al titolo intercontinentale WBO, e dato che ho visto, come tutti, che avete trascorso parte di vacanze insieme, vi siete conosciuti insomma quest'estate, ho visto che siete anche allenati insieme, gli ho chiesto insomma qual è la differenza nell'allenarsi per un pugile con di striking con un fighter di MMA. E lui mi ha detto che in realtà secondo lui non c'è molta differenza, che la box bene o male è sempre quella, ma che è molto importante ovviamente per un fighter di MMA avere l'intelligenza di capire di dover anche coltivare quell'aspetto. Dato che tu ti alleni spesso, essendo assistito anche da Julian Chua, con dei pugili, te invece come vivi, come noti questa differenza tra lo striking dell'MMA e il pugilato vero e proprio quando ti capita di allenarti di striking con dei pugili, con Scardina, così come con altri? Beh, ovviamente, cioè, quando fai striking di box devi solo preoccuparti dei pugni, mentre invece quando fai striking di MMA devi preoccuparti di tutto, cioè parte sopra, calci, ginocchia, quindi un po' quella, insomma, quando fai striking di box puoi guardare solo la parte superiore del corpo, mentre invece quando fai striking di MMA di MMA è ancora peggio, perché devi appunto pensare anche ai takedown, eccetera, devi guardare a tutto il corpo, quindi subentrano altre dinamiche. Però i pugili, essendo specializzati, ovviamente coi pugni sono
sono specialisti. E quindi è lì la differenza, però tante cose sono, cioè, possono essere traslate tra lo striking della box e quello dell'MMA. Altre invece ovviamente vanno aggiunte, insomma. Certo, certo. Invece un'altra cosa che ho letto recentemente è che ha annunciato che a breve lancerai una tua linea di gin. È uscita un'intervista con Outpump e quindi volevo chiederti qualche aggiornamento, diciamo, a che punto sei, se hai già in mente quando verrà lanciata, e, insomma, darci qualche informazione aggiuntiva. Eccolo intanto Daniele Scardina che si è aggiunto qui in chat. A me si sono bloccati i commenti. Bella Dani. Ah, non li vedi più. Abbiamo parlato di te poco fa, Dani, poi se mai puoi recuperare la diretta che resta online. Comunque, no, appunto, volevo chiederti di questa tua linea di gin che, insomma, hai annunciato che verrà lanciata prossimamente. Dovremmo uscire entro fine anno, se tutto va bene. Adesso abbiamo quasi finalizzato la ricetta e continuiamo, dai. Ottimo. Fine anno. No, comunque è un progetto in cui credo un sacco e non vedo l'ora che finisca e, cioè, insomma, che lo finalizziamo per uscire. E niente, no, sono contento, dai. Ma da dove è nata l'idea? Ma no, insomma, è sempre stato, cioè, insomma, su dalle mie parti l'alcol è una cosa, certo, che è sempre in voga, e quindi, no, nel senso in generale è una cosa che mi piaceva fare, e parlando con i miei collaboratori eccetera, mi ha detto facciamolo, e quindi abbiamo deciso di farlo, insomma. Ti abbiamo visto anche molto vicino al mondo, diciamo, hip hop trap italiano, e recentemente anche firmato con Taurus, che è un'etichetta discografica molto importante, che con te ha inaugurato la sezione sportiva. Anche in questo caso, diciamo, come mai questa collaborazione, come è nata, quali obiettivi vi ponete? È importante essere sempre trasversali e avere la mente aperta su tutti i campi, diciamo, e quindi fare conoscenze di un certo tipo è sempre importante. Poi nascono anche delle amicizie, e quindi, insomma, è bene che non mi dia nessun tipo di limite in quello che voglio fare. Quindi anche firmare con Taurus, secondo me, è solo un valore aggiunto con tutto. E quindi sì, insomma, anzi, sono contento di averlo fatto. E invece, diciamo, abbiamo visto che ultimamente sei spesso in compagnia di Elisabetta Canalis. Come vi siete conosciuti? Si chiedono un po' tutti qua in Italia. Come vi siete conosciuti? Su Instagram. Non mi ricordo. Comunque lei era qua e lei, io ero qua e lei, poi... Ma no, ecco, cazzarola, perché andava alla Kings a West Hollywood. Ah, ok. Andava alla Kings a West Hollywood e l'ho vista là una volta, e poi dopo, insomma, poi dopo è andata via dalla Kings, è andata da un'altra parte, però, insomma, c'è sempre stato in contatto, e adesso poi lei si allena anche con Giulia, perché gli ho detto, insomma, gli ho detto se vuoi migliorare la box, eccetera, secondo me Giulia non è la persona giusta. Quindi va là, insomma, ogni tanto la vedo e niente, qua è lei. E quindi quando vado, magari, insomma, mi ci becco. Ottimo, ottimo. Allora, Marvin, io ho finito le domande. Adesso, ragazzi, do l'opportunità a voi di scrivere qui in chat, nei commenti, se avete qualcosa da chiedere a Marvin, sia in vista del prossimo match, che, insomma, in generale. Allora, vediamo. Grande Marvin, oltre un grande fighter, anche un intelligente imprenditore. Marvin, una tua opinione sul tuo compagno Cicazze? Cicazze è una bestia, è forte, cavolo, è fast, insomma, il suo background è, vabbè, il karate ha cominciato, però, insomma, ha fatto un sacco di match nel Glory e nella kickboxing in generale. E adesso è migliorato tanto anche nel grappling, nella takedown defense, eccetera.
e sta trovando, diciamo, come si può dire, l'equilibrio giusto per far molto bene nell'MMA, infatti lo sta facendo è in hype e spero che continui, insomma. Chi è il fighter UFC che più ti ha ispirato? Sempre una domanda un po' strana perché magari, cioè, prendo un pochino da tanti, però non è che ce n'è uno in particolare. Dico sempre che Fedor, però non è mai stato in UFC. Fedor è quello che mi ha ispirato di più in generale. Però UFC non lo saprei della verità. Ti chiedono, durante il match con Adesanya, in alcune fasi sembravi in disaccordo con il tuo angolo, è andata così? C'è stato un altro dei problemi che c'è stato in quel match lì, e ci sono state un po' di incongruenze con l'angolo che possono aver anche influito un pochino. E sì, è stato anche un po' un problema che poi dopo abbiamo risolto. Insomma. Però sì, ci sono state un po' di incongruenze, diciamo, sì, un discorso un po' lungo, però sì, è vero, chi l'ha notato cioè, è vero. Ti chiedono se il gin si chiamerà The Italian Gin. No, non si chiamerà The E Italian Gin. Ho preso già. poi ti lascerei con l'ultima domanda che chiedono in tanti: qual è il tuo rapporto con McGregor, se lo hai mai conosciuto? Non l'ho visto una volta. Al tuo primo match in UFC, forse, perché eravate nella stessa card. Esatto. E basta. No, vabbè, come, insomma, come businessman fortissimo, come personaggio, probabilmente il personaggio più grosso che ci sia mai stato in UFC e nell'MMA. E adesso è un po' in declino, è un pochino, diciamo, si sta un pochino eclissando anche un po' malamente. Insomma, dipende su che. Da che punto di vista, come fighter, forte, ma non il più forte, insomma, ce ne sono stati di molti più forti. E come personaggio, le ha combinato un paio che, insomma, e io praticamente, cioè, lo capisco quasi in tutto, voglio dire, non è che sto qua a giudicare, un paio è un po' esagerato, e ha toppato un pochino, e adesso insomma tende sempre a toppare di più, sempre di più. Però se c'è una cosa che c'è da rispettare in lui è che, cioè, beh, oltre a tante altre, insomma, che comunque, cioè, lui è restato e resta, e insomma non è che si è ritirato al top lasciando quell'amaro in bocca, che magari, appunto, non dico che sia giusto fare, ma quasi, diciamo, cioè, bisogna praticamente, cioè, come nello stock, come in tutto, bisogna, buy low, sell high. Però lui è restato fino alla fine, si è giocato tutte le carte che aveva fino, diciamo, ad autodistruggersi un po', però insomma, quello che ha fatto non è che è cancellato bene o male. Ultimissima domanda, ti chiedono cosa ne pensi di Gastelum che ha cambiato team? Gastelum è uno che prende decisioni così repentine anche. E se l'ha fatto, aveva i suoi motivi, e sicuramente, insomma, aveva i suoi motivi, lo capisco, e ci sta, cioè, conoscendo un pochino come la sua situazione, eccetera, ognuno deve fare quello che più sente giusto in quel momento lì. E gli ultimi match non sono andati come dovevano andare, e si sentiva che doveva fare un cambiamento, e l'ha fatto, insomma. Ottimo, ottimo. Io ti lascio andare, Marvin, ti ringrazio come sempre moltissimo per la tua disponibilità. L'Italia è sempre con te, ti tifa e a maggior ragione con l'orario favorevole saranno in tanti a vederti. E niente, ovviamente in bocca al lupo per il match e tiferemo tutti per te.
Grazie mille, ragazzi. Apprezzo un sacco il supporto italiano. Arriveremo in cima. Oh, è solo rimandata. L'ultimo match mi ha fatto crescere tantissimo, soprattutto qua. E niente, siamo lì e arriviamo. Porterò la cintura in Italia. L'ho detto, lo farò. CBA, never said.